Ciao, qui Eli Prandi. Abbiamo già pubblicato un video introduttivo su James Bond Jr., serie animata del 1991 che molti di voi ricorderanno, ispirata chiaramente al personaggio di James Bond, la spia per eccellenza, protagonista di romanzi di Ian Fleming, reso poi enormemente popolare da una saga cinematografica che dura ormai da quasi 60 anni. A realizzare una linea di giocattoli che accompagnasse la serie animata ci pensò Hasbro, che i più vecchi ricordano magari per il G.I. Joe alto 30 cm, quello degli anni 60 per intenderci. Chi era bambino negli anni 80 la ricorda sicuramente per i Transformers e per i G.I. Joe quelli più piccini, alti 10-11 cm e così ricchi di articolazioni. Mentre chi giocava nei primi anni 90 potrebbe pensare magari ai fantastici lottatori del wrestling, quelli classici con le mosse a molla. Insomma, una compagnia che ha realizzato giocattoli molto diversi fra di loro. Per James Bond Jr. adottò un formato che all'epoca ci sembrava standard, soprattutto per lo spopolare di un sacco di linee di action figure prodotte da Kenner, che proprio in quegli anni in fondo era stata acquisita da Hasbro ed aveva perso un sacco di creatività rispetto a quello che si era visto prima, negli anni 80. Ma già ad un primo contatto, questa linea si distingueva dalle altre simili che vedevamo sugli scaffali negli stessi anni. Normalmente le action figure hanno il torace in plastica dura, mentre le estremità sono in gomma rigida, quindi più flessibili. Questo permette loro di flettersi prima di spezzarsi, li rende insomma più resistenti. Oltre a questo, l'attrito della gomma con la plastica sarà maggiore, rendendo più stabili le articolazioni. Se pensiamo alle altre serie Hasbro popolari, in quello stesso periodo ci vengono in mente i campioni del wrestling, che erano molto massicci ma interamente in plastica dura, oppure i classici G.I. Joe da 3 pollici e 3 quarti degli anni 80 e 90, che non a caso spesso si ritrovano senza pollici perché cercando di far impugnare loro le armi, questi saltano via, non avendo gioco, non c'è flessibilità, e lo stesso problema si ritrova anche nella zona del cavallo sugli stessi pupazzetti. Beh, James Bond Jr., pur avendo un aspetto simile al modello Kenner, è interamente realizzato in plastica dura e questo caratterizza i colori dei pupazzetti, che sono così belli e lucidi. Prima di entrare nel dettaglio di singoli personaggi, oggi ci occuperemo dei buoni, vediamo ancora una caratteristica che li accomunava tutti quanti. Nella confezione, oltre al pupazzetto ed eventuali accessori, si trovava questa speciale lente rossa, che non è altro che un foglietto in acetato rosso, e ci serviva per decodificare la missione segreta che si poteva leggere nel retro della confezione. Ecco qui, qua dietro abbiamo una missione segreta per James Bond, ma è illeggibile perché c'è tutto un disturbo di scarabocchi rossi che si sovrappone al blu del testo da leggere. Utilizzando la lente, lo scarabocchio rosso scomparirà, lasciando in chiaro la missione per il nostro protagonista. Lo stesso principio era già utilizzato da diversi anni dall'Hasbro nella linea dei Transformers, mentre poco tempo dopo questa linea, nel 92, nella serie dell'Ispettore Gadget, realizzata da Tiger Toys, bellissima, era di nuovo ripreso il concetto di una missione segreta inclusa in ogni pacchetto. Ed iniziamo naturalmente da James Bond Jr., nipote della spia più famosa del mondo. È stato mandato a studiare in una specie di liceo campus esclusivo di nome Warfield, insieme ai figli di altri personaggi di spicco che hanno bisogno quindi di una preparazione e di una protezione particolari. Volendo ripulire il personaggio da tutta la malizia che caratterizza suo zio, gli autori lo hanno trasformato in un protagonista completamente piatto e privo di caratterizzazioni. Il James Bond che abbiamo davanti è quello base, quello chiamato anche street clothes, cioè in abiti da strada. In sostanza è come lo vedevamo più spesso nella serie animata, ed è piuttosto fedele. Hanno fatto il giubbottino forse un po' più scuro, ma per lo più è perfettamente riconoscibile. Il pupazzetto è nella scala dei 5 pollici e ha le stesse articolazioni che ci aspetteremo da un altro giocattolino della stessa annata, in sostanza. Possiamo muovere le gambette in avanti e indietro, possiamo muovere le braccia in avanti e indietro, anche se questa è vincolata alla sua mossa speciale, possiamo ruotare la testa a destra e a sinistra e c'è anche un'articolazione al busto, ma sempre per via della sua funzioncina speciale. Le applicazioni di pittura non mancano, non sono eccezionali, ma è un personaggio di un cartone animato, non ha bisogno di un eccesso di dettagli, hanno addirittura dipinto i lacci delle scarpe, ad esempio, quindi veramente non manca nulla. Nel complesso, insomma, ha un bell'aspetto, non è una scultura brillante, ma si è visto di molto peggio, sembrano non mancare dettagli ed è molto fedele al cartone animato. C'è anche questo stemmino sulla sua giacca che ho sempre pensato fosse quello del liceo Warfield, ma siccome lo porta solamente lui, probabilmente mi sbaglio. Oltre alla lente rossa per decodificare la missione segreta, nella confezione troviamo solamente un accessorio, questa scatoletta in plastica metallizzata,
che servirà a nascondergli la sua pistola. In fondo stiamo parlando di una spia, la segretezza e tutto. La funzione del giocattolino è questa: infiliamo la mano con la pistola, che purtroppo è fissa, non può essere rimossa, questo è un dettaglio che avrei cambiato volentieri, la infiliamo nella valigetta. Così ora sembra che lui stia portando semplicemente una valigetta a scuola, ma in realtà tiriamo indietro il braccio e il busto, che sono caricati a molle, e quando lo lasciamo andare volerà via la valigetta rivelando la pistola segreta e lui sarà pronto a sparare. Se avete visto la sigletta di introduzione a questo video avete capito già come funziona il giocattolino. Insomma, la funzione non è tanto male, può essere utilizzata anche magari per malmenare i cattivi. L'unico difetto è che sarebbe stato bello poter rimuovere questa pistola dalla mano, che tra l'altro hanno fatto in plastica rossa, anzi è stata dipinta, scusatemi, in questo rosso brillante, forse per allontanare la violenza di una pistola vera dall'idea di questo giocattolino. E passiamo a Horace IQ Boothroyd III, vale a dire che Q, che nella serie animata viene chiamato sindaco, ma nei film e nei romanzi è lo scienziato che fornisce a 007 i gadget fantastici per le sue missioni, beh, quello era suo nonno. Così come non era chiamato Q, il geniale nipote viene chiamato IQ, che sarebbe il quoziente intellettivo, ma i curatori dell'edizione italiana del cartone animato forse non l'avevano capita, così nel doppiaggio lo sentirete chiamare Ike. Diventerà prestissimo miglior amico di James Bond Jr. e nel cartone animato si alterneranno scene in cui lui sarà incredibilmente goffo in un terribile tentativo di comicità, ad altre in cui invece sarà geniale e costruirà gadget che funzionano alla perfezione. E tra questi troviamo la sua undercover punch action, vale a dire che nessuno può vederlo perché è coperto dal suo camice da laboratorio, ma qua sulla schiena c'è una levetta, proviamo a sollevarla, ma mettiamogli davanti un nemico, ad esempio Odd Job, eccolo qui. Cosa succede se io abbasso la levetta sulla sua schiena? Wow! Ha sparato un cazzottone meccanico da sotto il camice. Funziona piuttosto bene, questo è il suo missile, tra l'altro è una cosa insolita, ma la molla è contenuta proprio qua dentro, non nel cannone. Vediamo che è stato costruito con delle lattine di qualche bibita, sempre. Qua sopra leggiamo un simbolo pop e qua c'è un guantone da box, classico. Ed esce appunto da sotto a questo impermeabile, che è stato costruito con una specie di strato in vinile. È un'idea un po' tirchia, ma Hasbro aveva bisogno di un cappottino flessibile in questo caso, quindi posso capirla. E hanno stampato sopra il disegnino del colletto e di qualche attrezzo che potrebbe servirgli per costruire le sue geniali invenzioni. Il camice da laboratorio non è l'unica cosa insolita su questo pupazzetto, anche i suoi occhiali da vista sono stati resi in una maniera molto particolare. Sono removibili in plastica semitrasparente viola, sono piuttosto fini, naturalmente non reggono bene come illusione in un modellino con una pretesa di essere realistico, questa tecnica andrebbe scartata a priori, ma su un giocattolino così stilizzato, così colorato, in realtà ancora funziona. Insomma, l'aspetto non è poi malaccio, anzi forse stava meglio con gli occhiali, perché sotto vediamo un faccino che è stato scolpito molto male e ha questa espressione così incattivita. Ci chiediamo perché debba essere diventato così acido il nostro IQ. Poi gli hanno scolpito un po' di dettagli sulla cravatta, non mancano le applicazioni di pittura, vedete le bretelle sono di un colore diverso dalla camicia, dai pantaloni, beh, non hanno dipinto la cintura, ma non si può avere tutto dalla vita. Le articolazioni, dunque, possiamo muovere le sue gambette in avanti e indietro, sul nostro sono estremamente rigide, possiamo muovere le braccia in avanti e indietro, mentre non c'è articolazione per la testa. E qui abbiamo Gordon, detto Gordo Leiter, figlio di Felix Leiter, amico di 007, che nei film e nei romanzi rappresentava un esponente della CIA, quindi americano, in contrapposizione all'inglesissimo James Bond. Per questo motivo nella serie animata hanno voluto caratterizzare suo figlio come il tipico californiano, biondo, abbronzato, muscoloso, sempre a fare surf o skateboard. Per il resto sapremo solo che è un amico fedelissimo ed è molto forte. Il pupazzetto realizzato da Hasbro è coloratissimo, chiaramente scolpito dalla stessa mano che ha partorito anche James Bond Jr., quindi non brillante, ma si vedeva di peggio, insomma le proporzioni sono quelle che volevano ottenere. Questa pettinatura terrificante non è in realtà più brutta di quella che aveva anche nella serie animata, molto brutto. Le articolazioni sono quelle che ci sono sui personaggi standard, quindi ruotiamo la sua testa, possiamo muovere le braccine in avanti e indietro, muoviamo le gambette in avanti e indietro, ma ce n'è una in più speciale.
una specie di articolazione a sfera ottenuta con un elastico qui nel busto, che gli hanno dato per permetterci di bilanciarlo bene sulla sua tavola da skateboard, insomma, perché questa è la sua passione. Un dettaglio in più che non era necessario, ma dimostra uno sforzo apprezzabile. Insieme a Gordo troviamo giustamente uno skateboard in plastica blu, ci sono due pernetti qua sopra, così possiamo incastrarci sopra il personaggio sfruttando i forellini che ha sotto i piedi. Ecco qui, possiamo incastrarli entrambi, oppure anche uno solo. E corre abbastanza bene su una discesa, riuscirà magari anche a venire giù da solo. Non male, ma c'è un'arma segreta nascosta nel suo skateboard, forse anche qui in merito di IQ, o Ike, se preferite. Ed è che se noi premiamo questa estremità arancione qua dietro, dovrebbe uscire a molla un rampino, una freccia per ferire i nemici. Vediamo un pochino se riusciamo a mettere KO questo brutto pirata. Stai qui Gordo, vediamo cosa riusciamo a fare. Sarà forte abbastanza? No. E poi abbiamo Barton Buddy Mitchell, ex agente dell'FBI ed ora insegnante di ginnastica nell'Accademia Warfield, quindi pensate un po' che carriera. Lui è l'unico adulto che stringe amicizia con il protagonista, diventa per lui un mentore, una guida ed è anche l'unico del corpo insegnante ad essere a conoscenza delle segrete missioni eroiche di James Bond Jr. Forte ed eroico, il giocattolino Hasbro vuole darci prova della sua conoscenza delle arti marziali. Guardate com'è messa questa manina. Per quanto riguarda l'abbigliamento, di nuovo non dobbiamo puntare il dito contro la Hasbro, è tutto merito dei brillanti designer della serie animata, con questa maglietta tagliata che fa un pochino da toppino. Insomma, un disastro, tutti i cliché più brutti degli anni 90 erano presenti in quel cartone animato. Ma il giocattolino non ha veramente nulla che non vada. Possiamo muovere le sue braccine in avanti e indietro, soprattutto questa perché l'altra è vincolata dalla funzione speciale. Stessa cosa vale per le gambe, questa qui si muove liberamente, mentre l'altra invece è legata alla funzioncina. Non c'è articolazione per la sua testa. Il suo accessorio è un nunchaku in una specie di plastica flessibile metallizzata. È un pezzo unico, purtroppo non c'è cordino o catenella veri, ma è comunque più flessibile e funzionale di quello simile che vedevamo con il classico Michelangelo delle tartarughe ninja, quindi bene così. Per farlo impugnare al nostro pupazzetto possiamo infilarlo nella mano dal di dietro sfruttando l'impugnatura più stretta e si incastrerà quella più larga. Perfetto. È necessario fare così proprio perché, come dicevo, anche le braccia sono di plastica un po' troppo rigida, quindi è impossibile flettere le dita abbastanza da farci infilare qualcosa fra l'indice ed il pollice. Ma comunque sono riuscite ad inventarlo in modo che funzionasse lo stesso. E la sua mossa speciale è quella di picchiare i cattivi con un braccio a molla ed una gamba a molla. Vediamo ad esempio se riusciamo a dare una lezione al vecchio squalo. Ok. E per finire abbiamo una gradita variante di James Bond Jr., Scuba Gear, quello insomma in tenuta da sub, quindi pronto ad andare sott'acqua per sorprendere i nemici, qualcosa che si adatta bene al personaggio che deve essere sempre pronto a tutto e poi anche nei film abbiamo visto 007 in situazioni simili, quindi molto molto bene. Il personaggino ha con sé un po' di accessori in gomma piuttosto flessibile, argentata, metallizzata. Allora rimuoviamo questa maschera con il boccaglio e sotto di essa troviamo un faccino che è molto simile a quello della versione base del personaggio, ma non è identico. Si sono presi la briga di cambiargli espressione, vedete che la bocca adesso è chiusa. Apprezzo questo sforzo anche se la differenza è minima. Poi con lui abbiamo questa specie di fiocina che può impugnare in mano oppure possiamo anche incastrare qua dietro sull'avambraccio. Carino, così sarà più dinamico una volta in acqua quando andrà a pesca con gli amici. E poi abbiamo le pinne, eccole qui, sempre in gomma metallizzata, quindi si possono sfilare e il nostro personaggino potrà anche camminare più tranquillamente sulla terraferma. Sul nostro James Bond Jr. in Scuba Gear possiamo muovere la testolina che ruota da una parte e dall'altra, possiamo muovere le braccine in avanti e indietro, stessa cosa anche con le gambette. Ma c'è dell'altro, anche lui ha una funzione particolare che in realtà è insolita, particolarmente ambiziosa forse. Abbiamo un tappuccio di gomma qua sulla sua pancia, allora lo togliamo e seguendo le istruzioni stampate sulla confezione dovremmo mettere qua dentro una piccola dose di
bicarbonato di sodio, così c'è stampato sul blister dietro al personaggino quando lo compriamo. E poi mettendo il tappino ed immergendolo in acqua dovrebbe succedere la magia. E vediamo qua dietro anche una parte flessibile, chissà cosa accadrà. Ma in realtà c'è dell'altro, perché su alcune confezioni l'Hasbro aggiunse una figurina con un'errata college e dice: mi raccomando, non bicarbonato di sodio, ma lievito in polvere, quello per i dolci. Proviamo tutte e due. Per questa dimostrazione ci siamo spostati in piscina. Ecco qua il nostro scuba gear James Bond Jr. Abbiamo messo per adesso del bicarbonato di sodio nel suo pancino. Chiudiamolo con il tappo e vediamo che cosa succede seguendo le istruzioni stampate sulla confezione. Mettiamoli in acqua. Allora, sta andando sotto. Ha fatto qualche bolla, sta facendo delle bollicine. Dunque. È sempre bello giocare con i pupazzetti in acqua, non c'è niente da fare. Però ha fatto qualche bolla, forse quello è già parte del gioco. Carino. Oh, è arrivato un gatto. Bene, è ora di provare a vedere che cosa succede invece con il lievito in polvere. Bene, abbiamo messo un po' di lievito per dolci, questa polverina bianca, nel bacino del nostro personaggio. Gli abbiamo messo addosso tutti i suoi accessori come raccomandato dalle istruzioni. Adesso mettiamo il tappino di gomma e lo immergiamo in acqua. Vediamo che cosa succederà, cerchiamo di dargli qualche istante di tempo per agire. Allora vedo che sta andando a fondo, ok, è andato sotto. Vediamo un po' se succederà qualcosa nel frattempo, mentre lievito avrà il tempo di reagire con l'acqua. Il nostro James Bond sta scrutando il fondo della piscina verde del dottor No. I balie di pericoli misteriosi. Oh, forse un po' di bolle. Ah, c'è una grande suspense in questo momento. Ecco, questa chiamarla proprio action figure forse non è il termine più appropriato. Tutta questa azione non si vede. Però è sempre bello giocare in acqua con i nostri pupazzetti. Dunque non è successo nulla di sensazionale. Credo che la speranza di chi ha progettato questo personaggio fosse quella di replicare una funzione che si era già vista in un altro giocattolino prodotto sempre da Hasbro per i G.I. Joe, il piccolo sottomarino Barracuda, che aveva una camera in cui dovevamo inserire una pastiglia effervescente. Mettendolo in acqua questo avrebbe iniziato galleggiando, ma sciogliendosi la pastiglia, oltre a fare tante bollicine, avrebbe lasciato entrare acqua nella cameretta facendo affondare il sottomarino. Ma sembra che non si riesca ad ottenere lo stesso risultato con il nostro pupazzetto. Inoltre, il dubbio fra lievito in polvere e bicarbonato è dovuto al fatto che in inglese le due sostanze si distinguono per una sola parola. Sulle istruzioni c'era scritto baking soda, che è il bicarbonato di sodio, mentre nelle errata codice parlavano di baking powder, che è invece il lievito in polvere. Con i buoni ci fermiamo qui. Noi, esistevano altre due versioni di James Bond Jr. che purtroppo non abbiamo. Flight Gear con il paracadute e Ninja Gear pronto a dimostrare la sua abilità con le arti marziali. Noi non abbiamo nostalgie per questa serie, non ci è mai piaciuto il cartone animato e non abbiamo mai posseduto né particolarmente desiderato i giocattolini, ma per dirla tutta, non sono brutti, sono molto colorati, fedeli al cartone animato e divertente il fatto che si siano sforzati per mettere una funzione diversa in ogni personaggino, li rende molto più vari e giocabili. Bellissimi i colori e in particolare vedrete è brillante l'automobile che hanno fatto per il nostro James Bond Jr. e c'erano anche altri veicoli. Insomma, Hasbro aveva la
lavorato bene, erano giocattolini divertenti. Per qualcuno di voi invece scommetto che ci sarà anche la nostalgia, di sicuro quel cartone animato che è stato ritrasmesso più volte e la sigla che ricordo addirittura io. Quindi mi raccomando, fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto, noi cerchiamo sempre di rispondere a tutti. Potete cliccare su mi piace se il video vi è piaciuto e condividerlo, questo ci farà capire che è il caso di continuare, questo è il vostro sostegno, ciò di cui abbiamo bisogno per andare avanti con il nostro canale. Ringraziamo tutti voi che siete arrivati alla fine di questo video, potete contattarci anche su Gmail oppure su Facebook. Ciao!